480 e 547 d.C., l'Onnipotente volle lasciare al mondo il suo messaggio di fede. Tale messaggio fu affidato a San Benedetto che, come Giuseppe Falegname di Giudea, volle ascoltare la chiamata ed essere padre silenzioso e amorevole del Cristo Gesù. Così Benedetto volle essere padre spirituale per i suoi monaci, per lui come figlio. In quei giorni padre Benedetto si soffermava spesso fuori il monastero, in compagnia del piccolo monaco Placido, che con Mauro vennero a lui affidati in tenera età. Saputo dello stato di Maria, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che ha generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Giuseppe, mio sposo adorato, forse sarebbe più facile per me affidare alle parole ogni spiegazione a tutto questo. Ma se l'amore è affidarsi all'altro senza fare domande, ti prego, non cercare da me ora risposte che non posso darti. Maria, il silenzio è come il calmo scorrere delle acque di un fiume. Esse non sanno dove stanno andando. Ma se allertano nello scorrere tranquille verso il mare. Per te, donna, imparerai a tue spese. Signori, con il censimento dei bambini, prego! Facciamola, provare. Vediamo come se la chiamo. Quando è come una morbida, si mette sul vento, guarda. No, prego. Grazie. Grazie.